tutto l'oro che c'è è un film, credo, un po' particolare, perché è un film che sin dal progetto iniziale intende un po' essere una riflessione sul nostro modo di guardare le cose, e questo lo è forse per il 100% dei film, quindi non è questo l'elemento di particolarità, a partire dall'osservazione della morfologia di uno spazio geografico, un fiume, il fiume Ticino, sul quale io vivo, e seguendo la giornata di cinque personaggi, che in realtà non sono cinque personaggi, o meglio, sono cinque persone chiamate a relazionarsi con lo spazio che tutti i giorni loro vivono. E il film li segue senza chiedere loro niente di particolare, assecondando un pochettino il loro percorso, ed è totalmente privo di dialoghi, totalmente privo di musiche, ed è un lungo, potremmo anche definirlo una lunga passeggiata lungo il corso di questo fiume, che ogni tanto intercetta i percorsi di questi personaggi. Perché dico che forse è un film un po' particolare? Perché in realtà non è né un film documentario, né un film di finzione, né l'orrida definizione della docu-fiction o cose di questo tipo. È il tentativo di provare a ragionare un pochettino su come il nostro sguardo nel corso del tempo cambia, e noi abbiamo continuamente bisogno di una nuova prospettiva per osservare le cose, come diceva Antoine Ego in Ratatouille. E quindi mette in campo cinque uomini di cinque età diverse, che sono un ragazzino, Filippo, che è pure mio figlio, cacciatore che si chiama Roberto, che ha circa 30 anni, un naturista che si chiama Daniele e ha circa 45 anni, un uomo di 60 anni che si chiama Francesco ed è un carabiniere, e un cercatore d'oro che si chiama Rinaldo, che ha circa 75 anni. In realtà questa idea del provare a fare un film che racconti come il nostro sguardo cambia continuamente, e come anzi sia questa una cosa necessaria per noi come esseri umani, cioè quella che il nostro sguardo, no, muti, nasce da una radice autobiografica. Io sono nato sul versante piemontese del fiume, ho vissuto lì la mia infanzia e la mia adolescenza, andavo al fiume a tirare i sassi nel fiume con mio padre, a fare il bagno anche se era molto pericoloso, a salire sugli alberi, eccetera. E dopo 15 anni di vita a Milano sono tornato a vivere sul versante lombardo del fiume, con mio figlio, con cui ho cominciato ad andare al fiume a tirare i sassi, a salire sugli alberi, a fare il bagno. Questo è un po' appunto il punto di partenza, no? L'idea che quello spazio lì, che in fondo è lo stesso perché è proprio esattamente l'altra, diciamo, riva del fiume, ai miei occhi dopo così tanto tempo appaia completamente diverso, e appare diverso da una parte perché c'è una questione geografica, spaziale, semplicemente se uno sta sul versante piemontese il fiume va da sinistra a destra, se sta sul versante lombardo va da destra a sinistra. Però ovviamente è cambiato molto anche da un punto di vista esistenziale. Quindi da lì l'idea di partire da questo concetto di provare a far sì che lo spettatore potesse, all'interno di questo film, dalla morfologia un po' incerta, quindi un fiume, a partire da un fiume è qualcosa che viene sempre pensato come immutabile, no? Lì da sempre. Fiume, certo, il letto è lì, ma ogni giorno cambia, perché ogni giorno c'è una piena, ogni giorno c'è uno sfondamento di, no, di una riva, eccetera. Quindi sì, tutti pensiamo che il fiume sia sempre lì nello stesso posto, è immutabile, in realtà il fiume cambia continuamente. Quella è un po' la metafora della morfologia, quindi del fiume, che diventa anche la morfologia dello sguardo e che è anche la morfologia del film, che parte con degli elementi
che lo spettatore probabilmente prova a mettere in relazione l'uno con l'altro. Quindi c'è una prima scena dove ci sono dei bambini che giocano a nascondino in montagna e uno alla fine non viene trovato, lo chiamano, poi si vede una barca sul fiume, poi dopo un po' si vede un cacciatore che spara, poi si vede un carabiniere che cerca delle tracce. E quindi il film cosa fa? All'inizio prende degli elementi che sono puramente di osservazione dei luoghi e dei personaggi e li mette l'uno vicino all'altro attraverso la lingua del cinema, no? Mostra allo spettatore delle possibili strade. Quindi uno potrebbe pensare che si tratta di un film dove forse c'è una scomparsa, forse c'è qualcuno che sta cercando qualcun altro, forse c'è qualcuno che è pericoloso perché è un cacciatore in un'area dove non si potrebbe cacciare, c'è un uomo nudo che si aggira tra i boschi, che va su nella spiaggia. E piano piano però queste tracce si perdono, no? Come quando il fiume a causa della piena sfonda le rive e delle parti di questo fiume per un attimo affiorano dove non si è mai visto, e per provare poi a lasciare, questa è chiaramente l'intenzione del film, che arrivati a un certo punto, quando diventa abbastanza chiaro forse che quegli elementi e quelle tracce narrative sono un pretesto, lasciare allo spettatore la possibilità di trovare il suo risguardo. In che cosa? Nel rapporto con lo spazio, che poi è, metaforicamente parlando, neanche metaforicamente, diciamo, sia sul piano fisico che sul piano metaforico, il rapporto con la natura, col mondo che ci sta intorno. Io ho provato a mettere in campo quella che è l'esperienza del muoversi all'interno di un luogo naturale che in parte può essere conosciuto, ma che è sempre sconosciuto. E da qui, il salto è abbastanza facile nel pensare quindi a questo microcosmo come al mondo, no? Noi possiamo pensare di andare in una città e sapere, non deve essere per forza la natura, no? Siamo andati nella città e sappiamo come si fa quando arriviamo in città. Poi dopo non va la rete, non riusciamo a capire una parola di quello che ci dicono, non è così. Lo stesso quando andiamo in montagna, no? Sappiamo benissimo che c'è la traccia che ci dice lì c'è il sentiero, ma se a un certo punto quella traccia non c'è più, ci sappiamo orientare, sappiamo guardare il muschio sugli alberi per capire dove è il nord, sappiamo sentire il vento. Ora, io non sono un esperto di trekking, no? Io sono forse un esperto di sguardo, no? E quindi togliere i dialoghi, o meglio, non inserire forzatamente dei dialoghi, perché cosa fanno i personaggi? Parlano con gli alberi? Non è un film fantasy, no? Quindi, per quanto ci sia anche un po' il gioco sui generi, non è che i personaggi si mettono a parlare con gli alberi, con le piante o con le libellule. I personaggi, se parlassero, sarebbe forzato il loro parlare. Uno di questi, per esempio Rinaldo, che è straordinario, spesso parla tra sé e sé. E durante le riprese io non gli ho detto non parlare tra... no? Così. Certo, non spiegarmi quello che stai facendo. Vabbè, adesso tiriamo su la borsa. Ok, quindi fallo. E dopodiché in montaggio chiaramente abbiamo provato un pochettino a toglierla, anche se abbiamo lasciato questo elemento, lui fischietta ogni tanto, non si capisce cosa dice. Togliere la parola significa sottolineare l'importanza dell'immagine, no? E allo stesso tempo togliere la musica significa sottolineare l'importanza del suono. E questo non significa ovviamente che il film non sia costruito sotto il profilo visivo e sotto il profilo sonoro utilizzando gli strumenti del cinema. Per cui se noi abbiamo avuto un elicottero che ci ha rotto le palle tutto il giorno durante una giornata di riprese mentre eravamo sulla spiaggia dei naturisti, e io 2 o 3 volte l'ho filmato e il fonico l'ha maledetto tutto il giorno perché continua, il suono di quell'elicottero nel film si sente che va e viene, ovviamente non interrotto come quando l'abbiamo girato, ma ricostruito, rimontato, messo
l'immagine dell'elicottero che passa lì è vista dal personaggio sulla bar, cioè, come dire, sulla spiaggia, ma poi è vista anche da un personaggio che sta sulla barca, no? Non perché quell'elicottero quel giorno ovviamente noi l'abbiamo filmato prima a passare sulla spiaggia, ma perché il giorno che eravamo sulla barca è passato un elicottero e il giorno che eravamo sulla spiaggia è passato un altro elicottero. Perché passano tutti questi elicotteri? Gli elicotteri, per quanto noi li si utilizzi in termini, come dire, narrativi, per cui lo spettatore può pensare che ci sia un elicottero che sta perlustrando in relazione alla scomparsa del bambino lassù in montagna, in realtà quella cosa accade tutti i giorni sul fiume perché è pattugliato dagli elicotteri, anche se noi non sappiamo davvero chi stanno cercando. Non so se mi sono spiegato. In questo senso il suono diventa elemento narrativo fondamentale, diventa un elemento di scrittura vera e propria, per cui gli spari che noi abbiamo sentito e che abbiamo registrato il giorno in cui siamo andati a filmare l'abbattimento selettivo dei cinghiali, li abbiamo poi sparsi in tutto il film, perché quando uno va nella stagione della caccia nel Parco del Ticino, come in altri tantissimi altri luoghi naturali, sente gli spari che arrivano da lontano, se li sa riconoscere. E allora lì c'è anche un'altra questione. La questione è che molto spesso quando si parla del rapporto con la natura, no? E dell'equilibrio sempre così delicato, molto spesso si tende anche a, come dire, distinguere un po' tutto in nero e bianco, senza comprendere invece tutte le sfumature che ci sono dentro a questa questione. Quindi in tutto l'oro che c'è una riflessione sul rapporto con la natura, a partire anche dall'agire di un cacciatore, ma non c'è un giudizio nei confronti del cacciatore come nella maggior parte dei film, come dire, a tematica ambientalistica ci potrebbe essere. Il cacciatore è un assassino maledetto, no? E allora io non, come dire, io mi limito semplicemente a filmare ciò che, no, è visibile. E quel cacciatore è visibile da secoli in quello spazio. Ci sono delle regole oggi che, no, che gli dicono che può andare lì e non può andare là, però poi tu, quando sei nel bosco e senti uno sparo, quello sparo comunque ti desta un pochettino, no, di preoccupazione. E quindi il film si fonda, no, su questa idea che lo spettatore possa essere proprio attraverso l'assenza delle parole e della musica utilizzata in quel modo anche un po' tipico. Penso per esempio a molti documentari naturalistici, quelli anche bellissimi, nel BBC, National Geographic, dove la musica è l'epifania, no? Dell'esplosione, dell'onda sullo scoglio. Però lì, come dire, è un po' una mistificazione quella che viene messa in atto, no? Io ho provato a guardare le cose con un occhio anche più semplice, no? Perché quell'occhio lì, quello sguardo lì, è quello che davvero è concesso a chi ha voglia di prendersi il tempo quando va sul fiume e di provare a guardare perché i saliconi hanno queste specie di bave, no? Che pendono dalle foglie, no? Che cos'è quello? Allora, la prima volta sei sotto uno di questi alberi e dici, ma c'è il sole, come mai mi cascano delle gocce in testa? Poi guardi e vedi che l'albero ha queste specie di grumi, di, come se fosse proprio bava, saliva, che casca. È un piccolo insetto che produce questa cosa. Allora, questa cosa poi particolare, per esempio, io l'ho osservata per anni. Quando abbiamo girato il film, quell'anno non siamo riusciti a girarla, no? Però perché dico questa cosa? Perché molto spesso quando ci si lamenta anche del fatto che il luogo naturale non ti consente di vedere gli animali, puzza, certo puzza perché c'è poca acqua, c'è il fango e quindi puzza. E uno non può venire sul fiume e pensare che non ci siano le zanzare, no? Allora, per esempio, ci sono queste cose del suono. A un certo punto c'è il cercatore d'oro la mattina che si muove e abbiamo messo questo suono delle zanzare che si vedono in controluce, che passano intorno. L'abbiamo messo noi, quel suono lì delle zanzare, perché come l'abbiamo tolto laddove a un certo punto c'era,
ma eravamo in una parte del film dove volevamo che non si sentisse più. Diciamo che per me, ma credo per la maggior parte delle persone che fa questo lavoro, un film richiede sempre un processo molto lungo per essere portato a termine. In certi film ti viene un'idea, ci vogliono 2 anni prima che questa idea si trasformi e diventi una cosa su carta, eccetera, eccetera. Questo film probabilmente ha cominciato ad originarsi nella mia testa 10 anni fa, quando sono tornato a vivere sul fiume. Ho girato una prima giornata di giochi con mio figlio nel 2012-13, credo. Poi ho trovato i produttori nel 2014, nello stesso anno sono arrivati i primi finanziamenti e così via, insomma, fino ad oggi. Quindi in un periodo di tempo così lungo è ovvio che come ci finiscono dentro i lavori precedenti e i lavori a venire, no? Per cui degli elementi di continuità ce n'è uno molto netto con un mio film del 2010 che si chiama La vita al tempo della morte, dove c'era il film era tripartito e c'era un primo atto che era tutto in un posto vicino ad Alessandria, ai laghi della Lavagnina. C'era questa prima parte, tutta una parte durante tutto l'anno di osservazione di questo spazio naturale. Lì avevo lavorato con delle lenti diciamo, disassate, tilt shift. Che adesso si fa con l'effetto di Instagram, no? Quello che sfochi il lato destro, il lato sinistro, eccetera, utilizzando anche strumenti veramente desueti come il filtro con la vaselina, come si faceva all'inizio della storia del cinema, eccetera. E quella parte era una parte che era nata con delle intenzioni completamente diverse, e come sempre accade, soprattutto nei miei lavori, tendo a non separare, come dire, la vita dal lavoro, e quindi succede qualcosa nella mia vita, qualcosa finisce dentro il mio lavoro e viceversa per la gioia di mia moglie. E quindi quello che era accaduto in quel luogo era che io ero andato per filmare dei ragazzi che facevano dei tuffi da 15 metri, 20 metri d'altezza. Però poi mi ero reso conto, intanto perché dopo 3 giorni i ragazzi non erano più venuti e quindi mi ero ritrovato lì da solo, perché lì infastidivo, era un luogo abbastanza, come dire, nascosto. E mi ero reso conto che lì c'era qualcosa, boh, non lo so, che mi richiamava in quel posto lì e non sapevo ben definirlo. E poi quello che è accaduto dopo che avevo passato lì l'estate, qualche giorno d'autunno e qualche giorno con la neve d'inverno, mio padre si è ammalato, in pochi mesi poi è morto, e io ho continuato a tornare, sono continuato ad andare in questo posto e a raccogliere queste immagini, e lì quella parte del film è diventata una prima parte molto astratta, dove in qualche modo io provavo a raccontare una sorta di avvicinamento all'Ade, no? Quella era la mia idea che si era poi formata anche in relazione all'evento. E il film poi è strutturato in 3 parti, c'è una seconda parte con delle conversazioni con dei malati terminali e nella terza parte c'è una parte più giocosa che però è la parte dove io dico da dove arriva il film, cioè dalla malattia e dalla morte di mio padre, ed è una parte in cui io metto a posto il garage pieno di strumenti, mio padre faceva l'imbianchino, di latte, di pennelli, eccetera. Ma adesso, senza tornare troppo su quel film, quella però lavoro sulla realtà, sulla, diciamo, sulla natura, no? Sull'osservazione dello spazio naturale, mi era rimasto come un momento molto forte che volevo ripetere. Quindi, quando ho cominciato a lavorare sul fiume, ho cominciato a lavorare ripartendo da là, in un certo qual modo. In mezzo ci sono stati altri progetti, però se devo rintracciare qualcosa in continuità è quel primo atto della vita al tempo della morte. Sul futuro devo dire che c'è un film che vorrei fare dopo questo, però adesso bisogna capire produttivamente. Cioè, sai, poi non è che questo film potrà andare che sbanca e allora ci sono i soldi per fare l'altro. Cioè, è già evidente dall'inizio che è un film che non, come dire, adesso stiamo cercando distribuzione, non è facile, il film è
proprio perché non è un documentario, film di finzione, di genere, ma dove l'ho preso? Vabbè, insomma, senza tediarmi con queste cose. Diciamo che vorrei arrivare a una sorta di grado, una sorta di grado zero, nel senso che vorrei fare un film non solo privo di parole e di musica, ma vorrei fare un film anche privo di umani. Però non lo so, cioè, sto un po' ragionando, perché da una parte anche, come dire, spostare continuamente il limite, no, di accettazione da parte del pubblico della proposta, no, e tirare sempre di più la corda, bisogna vedere fino a dove si può fare, no? Cioè, io mi rendo conto, a me dicono che ho fatto un film estremo, allora io non lo vedo così, cioè, per me è un film molto semplice ed è un film che però si basa su qualcosa, infatti nonostante parli tantissimo, e forse per questo che ho fatto un film senza dialoghi, è un film che da sempre, dal primo giorno, ho detto, se ne parlo lo banalizzo, no? Mi sembra di banalizzarlo, mi sembra di semplificarlo. Il film va visto e basta, no? Dopodiché è ovvio che se poi vuoi fare un altro film lo deve vedere qualcuno quello, altrimenti, per cui non lo so, c'è un po' questa idea, mi piacerebbe fare un film dove, per quanto in questo film ci sia una visione pessimistica, no? Anzi, mi viene da dire che rispetto a tutto l'allarmismo e e allo sbraitare intorno alla questione ambientale di questi ultimi 2 anni, ci sia nel film, almeno il mio tentativo, adesso dico un po' una battuta, però mi sembra che si stia riducendo tutto il rispetto dell'ambiente a prendere la borraccia invece che la bottiglietta di plastica. È un po' più complesso di così, no? E quindi credo che le cose in generale non sono solo bianche o nere, che esista una tale, una quantità di gamma di grigi, che forse la macchina da presa è su quella che deve un po' concentrarsi. Quindi mi piacerebbe, per quanto io non abbia una visione così pessimistica, sento che, come dire, questa deriva un po' oltre l'umano, no? Oltre l'antropocene, credo che sia una cosa che un po' mi interessa, però sento che è una cosa che chiaramente, come dire, interessa molti, no? Qui c'è, adesso non so se è qua il film antropocene o se, e quindi devo capire bene come arrivarci. Quello su cui a me piace lavorare, ed è una cosa che dico sempre, lo dico da quando ho cominciato a fare questo mestiere, che a me interessano tutte le storie, no? Quindi mi interessa la storia del cacciatore, ma mi interessa anche la storia della lumachina, della chiocciola che passa sulla canna del suo fucile. Quindi come passo un giorno a seguire il cacciatore, passo un giorno a seguire la chiocciolina. Poi nel film chiaramente vengono fatte delle scelte, giri 150 ore, non è che puoi fare un film di 10 ore, no? L'idea anche del mettere vicino, no? di costruire delle relazioni proprio sulla timeline, quindi attraverso la lingua del cinema, è un po' un modo per dire che i significati sono molti di più di quelli che, come dire, di solito la sceneggiatura fa apparire. E quindi dare allo spettatore, attraverso questo meccanismo di lettura, la possibilità di comprendere, no? Quali e quante modalità di relazione esistono tra le cose, no? Ci sono nel film alcuni momenti dove magari questa cosa è molto netta, per cui Rinaldo mangia una pesca con la sua roncolina senza denti e butta il nocciolo della pesca nell'acqua e arrivano dei piccoli pesciolini a mangiare i rimasugli. E lì è abbastanza, come dire, netto, no? Questa relazione tra le cose. Poi c'è un'inquadratura dove c'è un tronco sopra il quale vediamo, sembra una specie di cristallo, un sasso cristallo bianco, e vediamo Roberto, che è il cacciatore, che lo guarda.
Che cos'è quella cosa lì? Boh, io lo so che cos'è quella cosa lì. Quella cosa lì è una salina, è un tronco con un pezzo di sale messo sopra dove i caprioli possono arrivare, ma non davvero arrivare, vengono attirati dall'odore del sale, ma non lo possono prendere, una volta arrivati lì gli sparano. Quindi questa cosa non è chiara per lo spettatore, a meno che non sia un cacciatore, perché nessuno spettatore può forse capire. Oppure l'albero dove, che è tutto grattato intorno. Che cos'è un albero dove tutto il tronco nella parte bassa è come spellato? È il cinghiale che va a grattarsi, a togliersi, no? Tutte, si butta nel fango e poi fa per togliersi tutti i parassiti che ha addosso. Quindi io non spiego che cos'è quella cosa lì, no? Però nel suo essere questa cosa, qualcosa che non sei abituato a vedere, deve, il mio progetto è che comunque ti porti a pensare, no? Che cos'è quella cosa lì? Che relazione c'è tra questa e quell'altra? Perché c'è sempre una relazione tra le cose, no? Questo rapporto molto delicato, che poi è quello su cui davvero si regge, come nella sopravvivenza del genere umano.